scolastico successivo 51-52 ebbe due incarichi. In un primo tempo un mese di supplenza in località Pedali di Laino Borgo, aula, stalla da poco sgombrata, distanza dal più vicino centro abitato 3 ore di marcia, viabilità strada mulattiera, polverosa in ottobre, novembre e dicembre, fanghi su fanghi, gennaio e febbraio le pozzanghere si sono intirizzite e gelate, si cammina sui coltelli, maestro e fachiro, le scarpe aspettano il 27 a bocca aperta. Gli alunni al vento, alla pioggia, al sole, alla neve. Il medico scolastico, chi è? I banchi sono residui di quelli forniti nel 1930 alle scuole rurali. Alcuni hanno ancora tracce di colore verde. Le finestre sono due buchini con intorno una intelaiatura in legno, senza vetri. Attraverso le tavole del solaio senza pavimento ti cade addosso umore di castagne e di ghianda fradicia e intravedi il cielo. Quando piove, ti piove sul letto. Ogni tanto il maestro fiduciario manda una circolare. Manca il carbone, manca il registro, manca tutto. Il sindaco ha promesso. Il bilancio però non ha fondo. Il fitto dell'aula non è stato riscosso dal compare proprietario da 5 anni. E l'aula si dà proprio perché? Perché c'è il figlio che deve fare la scuola. Il solo contributo su cui si può contare è quello erogato dal patronato scolastico. 2 lire per ogni abitante, però arriva dopo anni. E quando il maestro ha scritto, chiesto, finalmente gli arriva una scatola di gesso bianco. Il ministero in quell'anno intanto aveva avviato il piano P. I contadini però emigravano, tutto inaridiva. Il silenzio gravava sull'animo del popolo. Dopo la sconfortante esperienza di Pedali, ebbi in quello stesso anno l'incarico di dirigente di un centro di lettura. Allora, negli anni 50, si valorizzavano i centri di lettura annessi alle scuole popolari. Però fu un'esperienza anche questa negativa. Il centro di lettura si teneva a Mormano. Operava durante le ore serali. Era sistemato nei locali della scuola Luisa Fazio in via Alfieri, dove oggi è attualmente il liceo scientifico. Fu dotato
di un certo numero di libri e doveva essere frequentato da persone non analfabete. Lo scopo era quello di leggere, c'erano pochissimi lettori, anzi, molte sere non c'era nessuno, però io non ero soddisfatto, non potevo essere soddisfatto. Il popolo per il quale il corso era stato predisposto non rispondeva alla chiamata della scuola. Trasformai così il centro di lettura in una specie di dopo scuola per gli alunni della scuola media e per gli alunni che frequentavano il liceo allora a Castrovillari e che viaggiavano, che trovavano un posto dove fare i compiti.